Eccoci all'appuntamento con l'Anu Migratoristi, con il presidente regionale Domenico Grandini. Puntuale come un orologio svizzero, anche quest'anno, dal 2005 succede questo, l'ISPRA non fornisce i dati sulla piccola migratoria. Una questione che si dibatte ormai, Domenico, da tantissimo tempo. Questo impedisce alla Regione Lombardia di procedere con le deroghe e mette in difficoltà tutti quelli che praticano la caccia d'appostamento fisso. Sì, diciamo che con le deroghe non si procede perché manca la volontà politica di volerlo fare, e in questi incontri che ho avuto è stato chiaramente dimostrato. Io ho avuto occasione di vedere l'assessore Fava a Tavernola il 25 di maggio, ci siamo concordati per incontrarci fissando un appuntamento che c'è stato a Milano, al Palazzo Lombardia. E qui era già arrivata la risposta ISPRA che hai ricordato. Pareri, non sono neanche pareri su quella che è lo stato di situazione delle tre specie. Semplicemente dicono che non sono in grado di dare i dati. Non sono in grado di dare i dati, poi entrano a valutare condizioni giuridico-legali dell'Europa, che non è compito loro perché questo è un istituto tecnico e dovrei stare a quello, però dove soprattutto viene a mancare quello che hai appena ricordato, che è la comunicazione delle piccole quantità, che è l'unica cosa che dovrebbero fare, per dire almeno noi diamo parere negativo per i motivi o senza i motivi, come succede, però la piccola quantità la valutiamo in una certa maniera. Mancando questa, siccome qui la volontà di andare avanti non c'è, abbiamo chiesto alla Regione almeno una denuncia all'ISPRA sulla mancata comunicazione della piccola quantità. Dovete farla. Io so che Regione Liguria è d'accordo su questa linea, il Veneto non lo so, però hanno parlato tanto di macro regione, sono tre regioni confinanti che fanno una catena unica, qui al nord facciano un qualche cosa assieme possibilmente, ma che una volta si vada contro l'ISPRA. Purtroppo qui noi di garanzie da questo incontro non ne abbiamo avute. Cioè gli incontri fatti all'ISPRA, le manifestazioni di 2 anni fa ad Ozzano dell'Emilia non sono servite praticamente a niente. Però la cosa grave è che la Regione Lombardia in questo settore non ha fatto neppure la domanda per le catture dei richiami vivi. Io ho fatto all'assessore Fava 4 lettere e la quinta l'ha fatta l'avvocato Bana senza nessuna risposta. Abbiamo cominciato il 4 di aprile per concludere al 10 di maggio. L'unica cosa che ho avuto dalla Regione è stata la comunicazione all'ISPRA di quelle che erano le intenzioni della Giunta sul prelievo delle tre specie, fringuello, peppola e storno. Purtroppo sulla faccenda catture, dove è ben giustificabile il fare qualche cosa, perché la dottoressa Bonomo, che ho incontrato 2 giorni fa assieme all'assessore Fava e a Luca Agnelli, segretario dell'assessore, dice: ma lei si rende conto che in Lombardia abbiamo avuto la denuncia di 206.000 richiami di allevamento? Ma ho detto, ma se lei li divide per il numero di cacciatori interessati, quant'è che ne hanno? Sono meno di 10 a testa. Di conseguenza questo numero è certo buttato lì così, però resta il fatto che anche qui l'assessore Fava, su questo documento, che è un documento ufficiale della Regione, che è il giornalino ufficiale della Regione, diario regionale, dice che lui farà battaglie per le catture in tutte le sedi per portare a casa qualche cosa, e poi non va neanche a fare la richiesta a ISPRA. Cioè smentisce se stesso. Abbiamo contestato perché in Lombardia abbiamo un totale 7 allevatori che forniscono ufficialmente i richiami di allevamento, che li allevano e li possono cedere, 0 in Liguria, 5 a Brescia e altri 2. Diventeranno ricchi e famosi questi? Ma non lo so, perché le quantità sono anche talmente limitate, poiché si finisce senza fare provvedimenti a favorire quello che noi non vogliamo, che è il bracconaggio. E poi i dati anche degli ultimi periodi lo dimostrano. Uno, se vuole avere qualche richiamo, cerca di arrangiarsi il fai da sé, da te, o fai da sé, no, non dà probabilmente poi il risultato sperato, perché arrivano poi i verbali. La soluzione quale potrebbe essere a questo punto? Che la Regione faccia una delibera
comunque, anche se poi sappiamo benissimo che sarà impugnata dagli enti ambientalisti e animalisti? Magari la facessero, perché in questo incontro al quale ho partecipato... Per poi andare avanti fino alla Corte Costituzionale? No, fino alla Corte di Giustizia. Io, Zanardelli e Bana abbiamo incontrato i tre che dicevo prima. Siccome la volontà è chiaramente quella di non far niente, abbiamo detto, fate almeno un provvedimento anche limitato. Faranno ricorso, al ricorso, se dovesse dare delle sospensive o degli esiti negativi, si va avanti con le procedure fino ad arrivare alla Corte di Giustizia, perché qui adesso è tempo e ora che si arrivi a dire o si fanno o non si fanno, perché in Europa le deroghe sono possibili, in Italia non si praticano. Anche, lo dicevo alla buona opera, mi ha risposto che non si possono fare confronti. Qual era il problema del confronto? Quello che ho detto. Le catture in Italia, anche con l'articolo 21 della legge 115 del 23 luglio 2015, sono ammesse per rifornimento o richiami. In deroga dovrebbe andare la rete. E questo glielo dicono, sì, però siccome non è ritenuta selettiva, sarà, cioè, il mezzo di cattura. Il mezzo di cattura. Sarà anche, ma ho detto alla buon'uomo, ma senta dottoressa, ma il dare, e l'Europa qui è d'accordo, la cattura col vischio. È selettivo il vischio, perché mi risulta, da quel poco che so, che su una bacchetta col vischio quello che si appoggia ci rimane. Si incolla lì. Assolutamente, mi dice lei, guardi che in Europa non si possono fare confronti. Vabbè, allora lei porti avanti questo problema senza il confronto con la Francia e con la Spagna, che lo praticano. Il problema forse è che siamo in mano ai burocrati. Purtroppo sì, perché qui abbiamo una regione, poi arriveremo anche magari a fare due parole su quelli che sono i nostri tesserini venatori. I funzionari hanno più potere dei politici. A noi abbiamo dei funzionari a Brescia che hanno sempre, anche su indicazioni degli assessori che si sono succeduti, che hanno operato bene per fare un servizio alla caccia. Oggi la regione che si è voluta accollare la deroga della caccia e dell'agricoltura sulla caccia è assolutamente impreparata. Poi agli uffici regionali a Brescia non lasciano fare quello che si era soliti fare, e allora siamo nel caos assoluto. Anche la questione dei tesserini venatori, che da quest'anno non arriveranno più direttamente a casa, ma saranno distribuiti non si sa bene come, attraverso i comuni e attraverso le associazioni. Sì, l'assessore Fava ha fatto una lettera a tutti i comuni dicendo: chiedo collaborazione. La stragrande maggioranza sicuramente dei sindaci darà questa disponibilità, anche con l'aiuto delle associazioni venatorie. Però non è giusto. No, ma a parte questo, io ho posto un problema, ho detto, se c'è qualche sindaco che dirà di no, perché anche questo potrà succedere, a Brescia abbiamo 206 sindaci, qualcuno può anche dire di no. Quindi qual è la prassi che seguirete? Dice, la risposta è stata che è 20 giorni che ci stanno pensando e non hanno ancora la soluzione. Ma io dico, prima di fare una lettera... Escono i fumi da quel pensatoio lì. Perché poi se fai una lettera ai sindaci devi anche preparare quello che può essere la soluzione, se ti dicono di sì c'è già e se ti dicono di no di trovarla. Altra domanda, la spedizione dei bollettini ai capannisti, cioè ai titolari di appostamento fisso. A Brescia l'abbiamo sempre avuta con la spedizione all'indirizzo del bollettino. A dice su questo non le so dire, e insomma, ma chi ve l'ha fatto fare di volervi tenere queste deleghe? Io non capisco. Poi, se mi permetti, andrei anche a monte al governo, perché il Parlamento anche lì ha approvato sempre, con quella legge che citavo prima, la 115, prima ha approvato l'articolo 21 che dice che le catture sono ammesse per rifornire i richiami ai capannisti. Poi hanno votato anche un ordine del giorno con parere favorevole del governo, che deve solo chiarire cosa è la parola impianti, cosa significa. No, continuo a prometterlo, non lo fanno. Addirittura adesso mi si dice, e l'ho sentito in ragione in questo incontro che abbiamo appena avuto, che il ministro Galletti girerebbe con una fotografia in tasca di un uccellino con una zampa spezzata, e quando qualcuno gli parla di problema caccia, cattura o di caccia, tira fuori la fotografia.
avesse in tasca la fotografia del nipotino, ma ecco, sarebbe forse sicuramente meglio della moglie, vabbè, però libero di fare quel che vuole, non certo di operare con la caccia in quel modo qui. Però l'ho già detto e lo ripeto, purtroppo i governi precedenti non ci hanno mai dato niente. Questo qui ci sta portando via quel poco che abbiamo. Dovremo cercare con questo governo nella sede che sarà opportuna. Ecco, è difficile però, Domenico, far capire proprio ai nostri amici cacciatori, ai capannisti, che in regione Lombardia ci fosse stato un pecoraro Scanio, un governo di Verdi, si sarebbe anche capito che l'atteggiamento sarebbe stato questo, ma con una Lega che governa con tanti assessori e politici dalla nostra parte, amici, insomma questa è una situazione davvero penosa. Sì, noi gli amici, i cacciatori, oggi gli amici li hanno solo nelle opposizioni. Allora, chi fa opposizione a Roma ci dà ragione, chi fa opposizione a Milano, che poi chi ha in mano il governo fa altrettanto, e il colmo è proprio quello che chi fa la prima opposizione a Roma, perché là non è nella maggioranza, qui dovrebbe operare e siamo nella stessa barca. Cioè noi abbiamo un governo nazionale e un governo regionale che sono alla pari, non hanno voglia di fare niente. Hanno obbligato a fare la banca dati, ma alla fine è stata una bella fregatura. Anche la banca dati, nell'incontro abbiamo parlato, perché la banca dati è semplificata da quella legge del 27 ottobre approvata, dove qualche modifica per la caccia qui l'hanno anche data, e i ringraziamenti li abbiamo anche fatti. Però la banca dati, che dovrebbe essere nella possibilità oggi di praticare quelle piccole variazioni dell'uccellino che scappa, dell'uccellino che muore o di quelli che nascono, non è ancora possibile. Siamo a 10 mesi dall'approvazione della legge, stanno rifacendo il sistema meccanografico. Lo so, io vorrei capire se noi quando andremo a caccia avremo la possibilità di averla sistemata almeno per quello che c'è da fare. C'è anche un altro problema, l'integrazione ai calendari venatori. Adesso so che Brescia faceva la consulta provinciale, la ex consulta provinciale, che funziona ancora, per preparare qualcosa. Sembra che la regione faccia queste integrazioni quadro, diciamo, dal punto di vista regionale, e lascia ancora alle ex province qualche possibilità su qualche punto. Però vado a concludere dicendo che io dall'incontro dell'altro giorno ne sono uscito molto deluso. L'unica nota positiva, se manterrà quello che è stato detto, è che almeno sulla quantità giornaliera annuale del prelievo della allodola ci sia una disponibilità a cercare in tutti i modi di mantenere quei numeri dell'anno scorso, che erano il 20-80. Che poi era stata ridotta. Non, sì, l'aveva firmata il TAR, però poi il TAR non è entrato nel merito, perciò di conseguenza penso che se troveranno la possibilità di giustificare, però non dimentichiamo che la Toscana l'anno scorso ha fatto i 100 prelievi annuali per ogni cacciatura di allodola senza che nessuno sia intervenuto. Perciò anche qui è solo una questione di volontà. Meditate, gente, meditate. Grazie.